Oh, giovani amici di Facebook, torniamo qui a PC Master Race con Joshua. Ciao Joshua. Ciao ragazzi, ciao Antonio. E oggi facciamo una build da 1000 euro. Abbiamo fatto un upgrade, abbiamo fatto una build da 500 euro, adesso 1000 euro. 1000 euro. Continuiamo a salire nel budget. Esteticamente è molto simile a quella da 500 euro perché è lo stesso case, lo stesso alimentatore. Sì, assomiglia sì, molto, sì, esatto. però abbiamo messo intanto un hard disk SSD come volevo. Esatto. Ok, abbiamo cambiato. Un po' anonimo, ma C'è, sì, è un po' una roba china, adesso vedrete, però Josh mi dice che funziona, io tutto mi fido. Tutto a posto. E in più, soprattutto, il budget è salito del doppio perché abbiamo cambiato la scheda video, la scheda madre piattaforma e il processore. Esatto. E quindi, insomma, andiamo a vedere questa nuova build. Ok, andiamo a vedere un po', insomma, tutta questa nuova build che abbiamo fatto qui in redazione. Allora, partiamo da l'alimentatore. L'alimentatore è lo stesso della volta scorsa, un LEPA da 600 watt, LEPA sotto marca di Enermax, sostanzialmente, ottime qualità, ottime prestazioni, perfetto il bilanciamento prezzo-prestazioni. Quindi quanto costa questo più o meno? Costa sotto 50 euro. Ok. E non è un LC Power, attenzione. Ok. E poi parliamo un attimo dei due hard disk. Questa volta sono due, non esatto. C'è solamente il disco. Abbiamo preso un SSD di una marca un po' anonima, che però in tanti secondo me conoscono, soprattutto chi acquista su Amazon, Kingdian, che è una marca che fa sostanzialmente unità di vario genere e ha iniziato a fare anche da poco a fare SSD di fascia, non dico molto, ma abbastanza economici. Un'unità da 240 giga che abbiamo acquistato con meno di 70 euro. Ok, buono. Che è un ottimo prezzo. Le prestazioni sono diciamo in linea con i vari SSD Now della Kingston e altri modelli di Crucial. E poi abbiamo abbinato un hard disk da storage sempre da 7200 rpm, però sempre il Toshiba da 1 tera, che praticamente mettiamo in qualsiasi build ormai. Che costa 50 euro. Sì, una cinquantina d'euro. Ok. Poi scheda madre invece, questa è nuova. Sì, siamo passati da una piattaforma AMD che abbiamo visto nella build da 500 euro della volta passata a una piattaforma Intel basata su una scheda madre MSI H170M A Pro, che è basata sul chipset H170, che sostanzialmente ha tutte le funzionalità dello Z170, e però essendo un H170 in versione M, che poi micro ATX, però in realtà come vedete la scheda madre non è proprio piccolissima, c'è la possibilità di fare lo SLI, 4 slot per le RAM di DDR4 compatibili mi pare oltre ai 3200 MHz, potete comunque overclockare, potete praticamente farci di tutto, però rispetto alla a un modello Z170 comunque ve lo portate a casa sensibilmente con un costo inferiore, state nei 1000 euro. Quanto costa la scheda madre più o meno? Non costa neanche 100 euro. Meno di 100 euro. Sì, sì, sì. Poi vedo un solo banco di RAM, esatto. Da 16? Da 16 giga di DDR4, 2400 MHz della Kingston. E sono delle value RAM perché ho scelto un banco da 16 perché nel caso in cui si volesse poi espandere un giorno aggiungendo un altro banco identico si passa già a 32 fino a un massimo di 64 giga. Sì, infatti vedo ci sono ancora 3 banchi, esatto, vuoti, quindi è super espandibile, esatto, questa build. Esatto. Il processore è un i5? Il processore è un i5 di Intel, un 6004, uno Skylake. Ho scelto il 6004 perché sostanzialmente secondo me come prestazioni erogate, costo, è il migliore in assoluto che c'è in questo momento. Non arriva ai 4 GHz di base, però lo potete anche comunque overclockare da base clock anche se non ha moltiplicatore sbloccato, e per giocare oltre il 1080p inizia a essere un must. Mm-hmm. È proprio perfetto, non avete colli di bottiglia, non avete nulla. Ha montato sopra la ventola che ti danno insieme, vedo. Esatto, sì, hai risparmiato lì, il dissipatore originale di Intel. Magari lì quando avete quattro spicci in più, sì, la cambiamo, sì. Comunque va bene, di base va bene, no? Giusto? Sì, 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 va benissimo. E poi la scheda video Zotac, vedo. Esatto, è una Zotac, è una Nvidia.
e una 1070. 1070 in versione mini, sostanzialmente per un motivo, per abbassare i costi, perché costa meno rispetto agli altri modelli. Quanto costa questa? Costa circa 450-430 in base al momento, al periodo, i prezzi possono variare. Non ha niente di diverso dalla versione standard, quindi non vi allontanate a livello di prestazioni. Comunque overclockabile, singolo connettore da 8 pin come nel modello standard. E soprattutto, essendo mini, il raffreddamento è molto più adeguato rispetto magari a una scheda video con PCB full. Quindi, a prescindere, anche le prestazioni come temperature sono ottime su questa scheda. Il tutto è contenuto dentro il case che abbiamo visto anche nello scorso video, che è un Apple Aereo 500, che costa pochissimo, però in realtà è fatto molto bene. È davvero molto bene. È assemblato completamente in metallo, a parte insomma le parti qui, piedini in plastica, piedini, eccetera, però il resto è tutta quanta lamiera. E abbiamo visto anche oggi, mentre montavamo l'SSD, cosa che mi sono accorto molto interessante, che sulle staffe, cosa che non hanno tutti, ci sono già anche i fori compatibili per gli SSD più o piccoli. Hard disk piccoli, che non è una cosa che hanno tutti. Su un case di questo prezzo qua è ottimo. Ottimo. Quindi vediamolo un po' girare chiuso, che comunque si presenta bene. Il case, tra l'altro, ha nella parte superiore le regolazioni delle ventole, esatto, no? Cioè, a parte sì, ovviamente i tasti di accensione, USB, fan controller, USB 3, completo, eccetera, che tra l'altro supportata da questa scheda madre, al contrario di quella dell'altra volta. E insomma, mi sembra una build più che dignitosa, a esattamente 1000 euro, forse anche qualcosa in meno, qualcosa in base ai di meno, magari se guardate questo video tra un paio di mesi sicuramente anche meno. E insomma, mi sembra ottimo. Sì, calcolate che con un computer di questo genere qui potete giocare tranquillamente a 1080 120 frame e giocare anche a 1440p di molto sopra i 60, o comunque 60 fissi li avete garantiti sempre, quindi. Ecco, perfetto. Allora, se vi piacciono i nostri video di assemblaggio PC, i nostri incauti unboxing, fate un bel like, fate uno share, fate conoscere questi video ai vostri amici, abbonatevi al canale che è super nuovo, l'abbiamo appena inaugurato, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Oh, giovani amici di Facebook, allora torniamo qui a PC Master Race con Joshua. Ciao Joshua. Ciao Joshua, ciao Antonio. Ciao Joshua. Avevo fatto apposta. Ciao Antonio, devi dire basta, coglione. Oh, giovani amici di Facebook, torniamo.